Basta girarsi e ti emozioni anche perché c'è Rimini che non c'era ma che c'è sempre stata. Può essere un paradosso, però qui c'è il 400, sullo sfondo lo straordinario incanto degli agostiniani e del 300 riminese, sulla sinistra l'800 di Verdi. Se pensiamo a cosa c'era qui, c'era degrado, c'era asfalto, c'erano, perché no, perché non dirlo, bisogna dire la verità, c'erano siringhe, era un luogo dove non si poteva venire. Questo è un secondo stralcio del Museo Fellini. Mi ricordo a volte la discussione perché Fellini al Castello Malatestiano, perché Fellini restituisce Sigismondo e i Malatesta alla città. Il Museo Fellini ci serve anche per avere quelle risorse per riqualificare il castello. Quindi dopo la Cortamare, lo spazio tra l'entrata principale e il retto del teatro, un altro spazio ritrovato, restituito alla città, che vogliamo dedicare a Francesca da Rimini, i Malatesta. Quindi Fellini che restituisce i Malatesta a Rimini, che magari negli ultimi 70 anni a quella Rimini che aveva dimenticato sia Fellini che i Malatesta. Basta affacciarsi, come dire, qui dalle mura per vedere com'era questa roba. Asfalto, degrado, abbandono. E invece qui c'è un'arena delle arti, 400 posti seduti, oltre a, ovviamente, a qualche migliaio in piedi, un'area di servizi, di chiosco, bar, ristorazione, tutta videosorvegliata con i pali intelligenti che illuminano e videosorvegliano. Questo è il Museo Fellini, questa è una città che non ha paura della sua storia, mette in contatto Piero della Francesca che è passato da qua, Sigismondo con il genio visionario del Museo Fellini. Cambiano le abitudini, come a Milano, come nelle altre città, ci dovremmo abituare a non avere una macchina per abitante. Negli anni 90 erano 65-68, oggi siamo intorno ai 55. Milano, che è una città all'avanguardia, si è dato l'obiettivo di arrivare a 30-33. Quindi attendere, ci sarà il car sharing, dovremo utilizzarla meglio, di più. Io che posso muovermi con una mobilità alternativa, magari devo semplicemente essere consapevole che è uno sfregio parcheggiare davanti al portone di Sigismondo con una macchina. Questa è la realtà. Il Museo Fellini sarà parte di un City Urban Museum, perché abbiamo ricostruito il teatro. Si scivolerà fino al Fulgor, tutta la piazza Malatesta verrà riqualificata con la meraviglia, con lo stupore. Ci saranno bracci meccanici da cui scenderà l'acqua, si potranno vedere i film, si potranno vedere le arti. Si arriva al Fulgor, il Museo Fellini a tre gambe, Castello, Fulgor e quest'area, che diventa un grande City Urban Museum, con l'obiettivo di attrarre 400.000 visitatori internazionali all'anno, che vuol dire economia, che vuol dire posti di lavoro, che vuol dire ai nostri ragazzi che abbiamo tirato sul petrolio che avevamo e che è arte, cultura, bellezza. Rimini è un grande ombrellone, Parco del Mare Nuovo, Le Fogne, e poi è una grande città d'arte. Cambiano le abitudini ma non spariscono i parcheggi. Domani in giunta approviamo l'accordo con Parkingest per fare Scarpetti, che aumenterà di 230 posti. In tutta l'area della circonvallazione si passerà da 1029 posti di parcheggio che c'erano in piazza Malatesta a 1303. Basta andare a vedere il parcheggio Italo Flori, è a 80 metri da qua. Abbiamo fatto anche una rampa d'accesso bellissima e sottoutilizzato, perché la gente, anche io, siamo abituati a venire a parcheggiare sotto la mura. Basta fare 80 metri e c'è già un parcheggio. Vengono riorganizzati anche 76 posti auto lungo la circonvallazione qui sotto al castello, e 310 posti per scooter e motorini. Quindi, come dire, basta riorganizzare, basta avere un progetto e avere anche la pazienza perché tutto si completi, perché tra fare un museo, riprenderci il castello, rifare la mobilità, rifare i parcheggi, bisogna soffrire un po' per i lavori, ma nel 2020, alla fine del 2020, noi contiamo di aver terminato tutto.